Ciao ragazze, bentornate a tutte sul mio canale. Allora, oggi vi propongo questo nuovo video che non ho mai pubblicato sul mio canale ed è un video a rimozione. Ho deciso di pubblicarlo perché magari a tante di noi e di voi può appunto servire capire un attimino come comportarsi nel momento in cui una cliente ci chiede di rimuovere completamente tutto quello che ha su. Questa ragazza ha tenuto l'acrigel, come potete vedere, erano 4 settimane che l'aveva, le ha retto benissimo. Le abbiamo rimosse perché lei tra una settimana dovrà appunto partorire e quindi ha preferito toglierle. Io solitamente quando faccio questi lavori, che sono veramente pochi, non vado a rimuovere totalmente tutto il prodotto, anche perché sappiamo che dobbiamo andare a lavorare molto piano sull'unghia naturale, quindi vado ad abbassare il più possibile comunque il mio prodotto e poi vado sempre ad applicare uno strato a smalto di base in modo da avere un piccolo rinforzo dell'unghia naturale. Quindi qui con la mia punta in Carbide Blu di Passione Unghie vado a smontare la crigella e vado anche ad accorciare la lunghezza perché appunto le voleva accorciare abbastanza. Quindi, come vi ripeto, quando vedo che sto per arrivare all'unghia naturale, io mi fermo un pochettino prima, quindi non vado a rimuovere totalmente il prodotto con la fresa, anche perché questa è una fresa con una punta molto abrasiva, e poi piuttosto vado a sottigliare ancora meglio con la lima, però sempre non arrivando a toccare l'unghietta naturale per evitare appunto di rovinarla e traumatizzarla. Quindi piuttosto vi consiglio lasciate un filettino, uno strato minimo di prodotto che poi andrà comunque via via da solo, ma lasciatelo, non andate mai ad esagerare sull'unghietta naturale. Dopodiché io una volta che smonto, comunque vado sempre a effettuare la dry manicure di modo che poi la mano è in buone condizioni, ecco, è comunque bella da vedere anche se non ha più il gel o acrigel che sia. Quindi appunto qui vedete ancora come vado a smontare, poi andremo a prendere la lima, andremo a ridefinire meglio la forma, che oltretutto vedete che sono tutte storte senza laterali perché la ragazza si è con una lima che le avevo lasciato io si è andata a sfinare in malo modo, diciamo, i laterali, quindi risultano un pochettino tutte storte. Abbiamo mantenuto sempre una forma ovale, però appunto un pochettino più corta, dato che poi non sa quando ritornerà, dato che ci sarà questo piccoletto in casa. E quindi niente, vi mostro appunto come vado a lavorare anche sulle pellicine, quindi sempre solita cosa, vado a spingere le cuticole dopo aver sistemato e precisato la struttura. In questo caso io vado solo a spingere con lo spingipelle e a passare la pallina a sfera, quella di La Femme, che è la XL, quella più grande, e poi andrò a tagliare le cuticole che sono in eccesso con le mie forbicine. Però non vado a rialzarle totalmente, anche perché poi non avrò bisogno di effettuare strutture, quindi non ci sarà problemi di sollevamento. È giusto per avere una pulizia delle pellicine, ecco. Thank you.
Cerco di abbassare bene bene il prodotto in punta per evitare, dato che poi andremo ad effettuare solamente una stesura smalto di base, per evitare che ci siano troppe curvature sull'unghie, ecco, quindi che non ci sia la punta troppo spessa e dalla parte della ricrescita invece molto sottile. Quindi cerco di dare comunque un aspetto armonioso alle unghiette, ecco. Per quanto riguarda la lima, io utilizzo sempre la mia solita lima 100-180, quindi vado a rifinirmi meglio la forma e a opacizzare e a livellare bene quel prodotto cercando di togliere quasi tutto. Vi faccio un po' di zoom in modo che vedete meglio. Qui andiamo a spingere le cuticole. Come sempre, e poi appunto andremo a effettuare la dry manicure. Ho deciso di registrarvi questo video perché io appunto sul mio canale non ho mai pubblicato un video di rimozione e penso che possa essere utile anche questo per capire come comportarsi nel caso in cui una persona vi dica che appunto voglia togliere tutto. Io ho visto dei lavori di rimozione fatti veramente all'estremo, quindi dove comunque poi ragazze che sono tornate con da altre persone, intendo con la matrice molto rovinata, perché le ragazze andavano con la fresa a limare anche l'unghia naturale, quindi questo è un errore da non fare, da stare molto molto attente. Thank you.
una volta finito di opacizzare l'unghietta, dopo aver fatto la dry manicure, spruzzo il mio solito sgrassatore, vado a pulire bene bene la polvere con la mia spazzolina. Dopodiché inizio con i preparatori. Io vado sempre con il mio alcol isopropilico, che appunto mi svolge la funzione di nail prep, lo spruzzo un pochettino su un pad e vado ad applicarlo sull'unghietta. Questo serve per deidratare l'unghia naturale. Dopodiché vi faccio vedere l'applicazione della Vitamin Primer Acid Free di La Femme Professionnelle, che è, come vi ho fatto vedere nel video spacchettamento, un primer non acido, che contiene vitamine, quindi va a rafforzare l'unghia naturale e rimane molto più appiccicoso e molto più liquidino rispetto ad altri binder che ci sono in giro. Quindi sembra proprio una base. Lo lasciamo evaporare qualche minutino e poi andiamo ad applicare appunto la base a smalto. Quindi chi di voi l'acquisterà, la vuole acquistare, non dovete preoccuparvi se rimane proprio un pochettino acquoso anche quando andate ad applicare la base, perché è del tutto normale. Quindi vado ad applicarla su tutte le unghiette, lo massaggio per bene. Non vedete che l'unghietta torna opaca, perché è proprio la sua funzione. E poi andrò ad applicare la base strong di Diana Nails, con la quale mi trovo molto bene. Poi comunque questa base doveva essere proprio una passata a smalto per dare un pochettino più di rinforzo a queste unghiette. Adesso con la base strong, come vedete, io vado semplicemente a fare una passata come se fosse uno smalto trasparente. Quindi lo tiro direttamente col pennellino, poco prodotto. Una volta che l'ho applicato su tutte le unghiette, vado a polimerizzare 60 secondi. Non l'abbiamo né lucidato né nulla, l'ho semplicemente sgrassato una volta uscita dalla lampada, perché appunto la ragazza lo voleva lasciare più sottile possibile. E poi sono andata ad applicare l'olietto per le cuticole. Devo dire che anche lei, che l'aveva rimosso in precedenza da altre ragazze, è rimasta particolarmente stupita dall'effetto e il risultato delle sue unghie. Tante persone, tante ragazze, tante mie clienti mi dicono: ma ogni tanto mi piacerebbe togliere le unghie per lasciarle respirare un pochino, perché sai, non vorrei che se poi le tolgo sono tutte deboli, cioè quando le tolgo sono deboli, quindi forse è meglio fermarci un pochino. Io ho sempre detto, a prescindere che oramai sappiamo tutte che le unghie non respirano, però ragazze, se le unghiette vengono rimosse nella maniera corretta da persone professioniste, le unghie non subiscono alcun tipo di trauma. Tant'è che appunto, come potete vedere, il risultato è perfetto e naturalissimo. Quindi questo mito è da sfatare, che le unghie una volta rimosse sono deboli. Se una persona ha l'unghia debole, l'unghia rimane debole; se è forte, rimane forte. Quindi questo è il risultato finale che abbiamo ottenuto, ragazze. Io vi ringrazio per essere state con me, spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi il solito pollicione all'insù. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi, così mi aiutate a crescere sempre di più. Io vi ringrazio per essere state con me, vi mando un grande bacio e ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao a tutte!